Benvenuti alla Salvatore Ferragamo. Stiamo per visitare il settore produttivo delle calzature, dove le idee di stile prendono forma grazie alle mani di artigiani specializzati e alla tecnologia di ultima generazione. Qui vengono creati i campioni delle nuove collezioni e le scarpe della linea Ferragamo Creations, ovvero le riproduzioni dei modelli originali creati da Salvatore Ferragamo e dalla figlia Fiamma. Ci troviamo all'interno di un edificio completamente rinnovato, entrato in funzione nell'agosto 2019. Gli spazi prendono ispirazione dall'opera del fondatore e dalle sue creazioni. Le pareti sono decorate con forme di legno, uno strumento fondamentale per il lavoro di un calzolaio. Il soffitto, ricoperto di specchi, è un omaggio a uno dei sandali più famosi di Salvatore Ferragamo, creato nel 1939 per Carmen Miranda, con la zeppa ricoperta di specchietti dorati. La visita al reparto è resa possibile in tutta sicurezza da un camminamento sopraelevato, realizzato ispirandosi al nastro di Grosgrain con cui è composto il fiocco dell'iconica scarpa Vara. La struttura è divisa in più settori. Il primo che incontriamo è la modelleria. Qui è dove arrivano le schede tecniche realizzate dall'ufficio stile, corredate dai bozzetti e dalle specifiche sui materiali. L'abilità del modellista è quella di trasformare un concetto estetico in una scarpa calzabile. Il primo step di questo lavoro consiste nel disegnare il modello sulla forma, ricoperta di nastro adesivo. Dopodiché il nastro viene tagliato e riportato su una superficie piana. Grazie a uno scanner, queste informazioni vengono tradotte digitalmente e inviate a un programma per lo sviluppo delle taglie, ovvero le misure in lunghezza, e delle calzate, ovvero le misure in larghezza, tipiche della produzione Ferragamo. Proseguendo, arriviamo al reparto di industrializzazione dei componenti, ovvero tutte quelle strutture che non fanno parte della tomaia della scarpa, come tacchi, zeppe e suole. Questo reparto è di collegamento tra l'ufficio stile Ferragamo e le aziende esterne che si occupano di produrre tali componenti, per i quali sono necessari stampi e macchinari specifici. Sotto di noi si trova il centro di taglio, che può essere eseguito a mano oppure a macchina. Il taglio a mano è la tecnica più tradizionale, impiegata per i pellami pregiati. Il tagliatore incide la pelle con una lama, seguendo le linee del cartamodello. Per gli altri materiali è utilizzata una macchina, veloce e precisa, che riceve le informazioni digitalizzate direttamente dalla modelleria. Per ottimizzare l'uso del materiale, l'operatore crea una composizione a incastro dei pezzi da tagliare, grazie a una luce verde che mostra in anteprima il posizionamento di ciascun pezzo. Una volta impostata, la macchina è in grado di lavorare in autonomia e in sicurezza. I pezzi tagliati sono mandati alla giunteria, dove vengono masticiati e cuciti per dare forma alla tomaia. Questo team è composto da ragazze giovani, appositamente formate ad un mestiere antico e specializzato, che rischiava di scomparire. Ciascuna postazione è composta da un tavolo di lavoro a mano e da una macchina da cucire. Quest'ultima conferisce una maggior stabilità alle cuciture, ma il lavoro a mano resta sempre imprescindibile. Siamo giunti alla manovia, dove ha inizio l'assemblaggio della scarpa. Come primo step vengono appuntate le solette sulle forme e poi sono inseriti i rinforzi tra la tomaia e la fodera. Il contrafforte in corrispondenza del tallone, il puntale sulla punta. Questi elementi danno forma alla scarpa, assicurando il giusto equilibrio tra rigidità e flessibilità. La scarpa poi passa al calzolaio che si occupa della premonta, ossia del tiraggio della tomaia e della chiusura della punta, grazie a una macchina che
che riesce a montare più di 1000 scarpe al giorno e a gestire qualsiasi tipo di materiale. Come sempre, la macchina ha bisogno di essere azionata da un calzolaio esperto. Si continua poi a tirare a mano la tomaia nei punti fondamentali, la parte più larga della pianta e il tallone, dove si deve attentamente raddrizzare la cucitura centrale. Infine, con una macchina chiamata calzera, viene tirata la parte del tallone. Ora che la scarpa è chiusa, un calzolaio si occupa di eliminare tutti i chiodi penetrati nella forma e di sostituirli con il mastice. Trascorse 48-72 ore, tutti i componenti della scarpa si sono asciugati e si può procedere a preparare il fondo per la suolatura. A questo punto si passa all'area di rifinitura per gli ultimi dettagli. Vengono numerate le limited edition e inserite le solette di pulizia. Come abbiamo visto, l'intera filosofia di lavoro in Salvatore Ferragamo si basa sulla sinergia tra tradizione e innovazione. La storia dell'archivio storico Salvatore Ferragamo procede di pari passo con quella dello stesso Salvatore, che aveva l'abitudine di conservare prototipi, documenti, fotografie, persino ritagli di giornale relativi alla sua attività. Dopo la sua scomparsa nel 1960, la famiglia Ferragamo alla guida dell'azienda ha deciso non solo di conservare l'intero patrimonio, bensì di alimentarlo con la stessa attitudine del fondatore. Dal 2013 l'archivio storico, di proprietà dell'azienda, è posto sotto la gestione della Fondazione Ferragamo, che si sta occupando anche della digitalizzazione di tutto il materiale. Grazie a Samira, un database personalizzato capace di raccogliere informazioni e dati estremamente eterogenei. Ci troviamo all'interno della nuova sede dell'archivio, costruita nel 2019 insieme alla Manovia. Porre a stretto contatto queste due realtà è stato un passo importante, perché entrambe costituiscono il cuore dell'azienda, la produzione delle scarpe e la memoria della propria storia. L'archivio è dedicato alla memoria di Fiamma Ferragamo, figlia maggiore di Salvatore, che assunse il ruolo di direttore creativo del settore scarpe donna e pelle dopo la morte del padre. Fiamma fu tra i promotori della prima retrospettiva dedicata a Salvatore Ferragamo, tenutasi nel 1985 a Firenze, a Palazzo Strozzi. La mostra fu un passo fondamentale verso la costituzione di un archivio organizzato e l'apertura del Museo Salvatore Ferragamo, nel 1995. Questa zona è predisposta come aula di ricerca e consultazione. Accoglie una parte della biblioteca, composta da migliaia di volumi, cataloghi di mostre e riviste specializzate in arte e moda. Lo spazio è pensato anche come area espositiva. Sulla parete è mostrato lo sviluppo di taglie e calzate per un modello da donna e uno da uomo. La
L'archivio Salvatore Ferragamo è principalmente un archivio di prodotti, documentati in tutti gli aspetti, dalla progettazione alla produzione finale. Fino al 1960 Salvatore Ferragamo produceva calzature da donna. Successivamente la produzione si è diversificata, ampliandosi ai settori di borse, piccola pelletteria, abbigliamento e accessori stampati in seta. Come vedremo, l'archivio è stato diviso in base a queste diverse tipologie di prodotto. A ciò si aggiunge un archivio documentale e uno spazio dedicato alla conservazione delle opere d'arte. Tutte le stanze sono provviste di scaffali e appenderie compattabili, che permettono di ottimizzare lo spazio e ridurre l'esposizione del materiale alla polvere e alla luce, motivo per cui le finestre sono schermate. Gli standard conservativi impongono inoltre il rispetto di una temperatura atmosferica e una percentuale di umidità, costantemente monitorate e in linea con le normative internazionali. L'archivio scarpe è composto da quasi 15.000 modelli, disposti in ordine cronologico. Sono conservati all'interno delle scatole istituzionali Salvatore Ferragamo, realizzate in carta certificata FSC e protetti da fogli di velina non acida per una conservazione ottimale nel lungo periodo. In archivio si trovano calzature realizzate con materiali molto diversi tra loro, alcuni particolari, come questo modello degli anni 30 in cellophane. Negli anni dell'autarchia e successivamente della Seconda Guerra Mondiale, Salvatore Ferragamo dovette fronteggiare il problema della scarsità delle materie prime. Trovò soluzioni creative, creando modelli rivoluzionari con materiali mai utilizzati prima, come il cellophane, il sughero e la pelle di pesce. A ciascun prodotto è assegnato un numero che corrisponde a una scheda sul database Samira, in cui sono registrate tutte le informazioni relative al modello: dati tecnici, notizie storico-critiche, collegamenti, immagini. Prendiamo ad esempio uno dei modelli più importanti della collezione, il sandalo invisibile, realizzato da Salvatore Ferragamo nel 1947. È caratterizzato da una tomaia realizzata in filo di nylon trasparente, la comune lenza da pesca, e una zeppa scavata, chiamata zeppa AF. Il modello valse a Ferragamo l'Oscar della moda, il Neiman Marcus Award del 1947, tenutosi a Dallas. Tutte le informazioni sono registrate nella scheda virtuale, dai dettagli tecnici ai brevetti relativi al modello, ad articoli di rassegna stampa e fotografie storiche. Sono tracciati inoltre tutti gli spostamenti del prodotto, in occasione di mostre al Museo Salvatore Ferragamo o in altre sedi. In modo da facilitare le ricerche, la scheda è collegata a tutti i modelli simili presenti in archivio. Nella sezione dedicata alle forme si incontrano numerosi piedi famosi di clienti storiche di Salvatore Ferragamo. Questa forma riproduce il piede di Marilyn Monroe, affezionata cliente di Salvatore Ferragamo. In archivio sono conservati numerosi modelli originali appartenuti alla diva, come questo acquistato all'asta di Christie's, tenutasi a New York nel 1999. Anche l'archivio borse costituisce un fondo importante, annoverando quasi 1200 modelli. L'archivio abbigliamento conta quasi 4.000 capi, disposti in ordine cronologico per collezioni e suddivisi uomo e donna. Gli articoli di maglieria non sono appesi, bensì, considerato il loro peso, conservati distesi in apposite scatole in modo che non si danneggino. Nel 2019 la Salvatore Ferragamo ha aderito al Fashion Pact, una coalizione di aziende di moda internazionali impegnate nella direzione di uno sviluppo ecosostenibile. Anche la Fondazione Ferragamo è attiva in questo senso. Tutte le coperture in plastica degli abiti sono state eliminate e verranno sostituite con apposite cover in TNT certificato. Le prime collezioni di abbigliamento Ferragamo recano la firma di Giovanna, secondogenita di Salvatore, che nel 1959 presentò la sua prima collezione. Aveva solo 16 anni.
Questi sono alcuni capi disegnati tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, quando Giovanna Ferragamo presentava le sue collezioni sulla passerella della Sala Bianca di Palazzo Pitti. La sezione dell'archivio dedicata alla seta raccoglie quasi 10.000 pezzi, tra foulard, cravatte e altri accessori. Il primo foulard Ferragamo fu prodotto nel 1961 e disegnato dall'artista Alvaro Monnini. Tuttavia è negli anni 70 che il settore si sviluppò appieno, grazie a Fulvia Ferragamo, la figlia più giovane di Salvatore, che lavorò a stretto contatto con produttori e disegnatori. Questo foulard, nelle sue varianti, appartiene alla collezione autunno-inverno 1972. Osservando da vicino, si nota come il soggetto sia composto da un patchwork di fiori e foglie, una tecnica originale nata in quegli anni e diventata presto icona dello stile Ferragamo. In questa stanza è conservato l'archivio documentale, che ricopre un arco temporale di un secolo, dagli anni 20 del Novecento ad oggi. Questi documenti sono conservati all'interno di contenitori di diverso formato, realizzati da aziende specializzate in materiali d'archivio. All'interno di essi si trovano materiali eterogenei. Possediamo migliaia di fotografie stampate, protette da carta antiacida per garantirne la conservazione. Anche se Salvatore Ferragamo era solito lavorare direttamente con i materiali, i collaboratori si occupavano di disegnare i modelli in questi quaderni, chiamati libri degli schizzi, in cui erano annotati anche dati essenziali, come il nome del modello, i materiali da usare e eventuali dettagli di lavorazione. L'azienda Salvatore Ferragamo possiede il più alto numero di brevetti di ornamento di invenzione nel settore delle calzature. Solo quelli relativi al periodo dal 1929 al 1960 sono 368. Nell'ultima sezione si trova l'archivio opere d'arte, dove sono raccolte opere di varia natura, realizzate da artisti contemporanei, spesso su commissione dell'azienda o del museo. I pezzi sono conservati in apposite casse. Come vi abbiamo mostrato, l'archivio è un ambiente vivo, in continua evoluzione, capace di consolidare una relazione dinamica tra il passato e il presente, ed è un'importante fonte di ispirazione per i giovani designer.